finale, campionato nazionale singolo master, Olimpo Sandro Rovinetti Massimo. Prima bocciata di Olimpo, fa un virillo, 2 punti. Spinta per portare via il pallino, gira da sotto, ne fa 6 e si porta a 8. Verso sponda, però si stacca, la biglia va a sponda, il pallino leggermente staccato. Vediamo qual è la scelta di Olimpo. Calcio al pallino, il pallino rimane sempre quadrante alto. Calcio, porta il pallino in fondo. Una biglia alla bocciata Olimpo, 10-0 per lui. Ne fa 8 di Acchito e si porta 18-0 nei confronti di Rovinetti. Finale campionato nazionale single master, Rovinetti Olimpo. Ed era anche stretta perché andava direttamente sulla biglia bianca. Adesso deve soltanto evitare la buca per poter recuperare poi magari successivamente una biglia. Evita la buca. Adesso Rovinetti ne ha 3 e lui una soltanto, e però va di spinta. Massimo, tiro eseguito
abbastanza bene, adesso Olimbo ne ha una e Ruinetti due, potrebbe anche tentare, dipende sempre dove si posiziona con questa, potrebbe tentare il colore Ruinetti. La biglia non è male, anche se scende proprio in direzione del pallino, sembra che andasse verso destra dall'inquadratura, invece il tiro di Rovinetti che scalza, toglie la rossa e adesso grande marca 10 di colore, 18 a 10 per Olimbo alla bocciata Rovinetti. Bocciata, si porta 16, 18, 16 per Olimbo nei confronti di Rovinetti dopo un 10 di colore ottenuto con un tiro di notevole difficoltà, ben eseguito, anche 6 di bocciata. Ottima la biglia di Olimbo. Con il secondo tiro d'effetto Rovinetti riesce a ottenere il punto, però adesso Olimbo ne ha 3 e lui ne ha soltanto una. Il giro della bianca non realizza Birilli, adesso Olimbo deve tirare la seconda. Una delle due biglie di vantaggio, però ha sempre una. Punto sembra fatto dal momento che Olimbo non guarda la biglia in alto per dare delle realizzi, evidentemente il punto è bianco, dalla nostra dalla postazione qui è difficile di sotto, bocciata fortunata, ma ci sta nel biliardo. Sì.
Rovinetti che va all'attacco. La bocciata era molto bella, ne fa soltanto 4, passa in mezzo, toglie solo, lo metto di fianco e quello di testa, e in questo momento della partita il vento è leggermente a favore di Olimbo, ma il tono del biliardo è anche questo. Massimo Rovinetti mette una bella biglia, c'è però la possibilità di Olimbo di andare di spinta sulla sua e scalzare la bianca che è lì, e magari lasciarle entrambi a punto, no, prende scalzo, quindi la biglia di Olimbo che ha lanciato si allontana dal pallino. Rovinetti di due sponde esterne va sul pallino. Olimbo anche lui va di due sponde esterne con spinta, la fa un bel tiro. Forse se la tocca rischia pesantemente, non la tocca, una biglia soltanto, 32-20 conduce Olimbo nei confronti di Rovinetti, finale campionato singolo Master 2017, Arci San Lazzaro, sala 77, allestita per questi campionati nazionali, Olimbo all'Akito. Va a vuoto, perché poteva anche avere la fila di dati orizzontale del biliardo, ne abbiamo avuti solo 6, tiro da sbagliato, penso che nel segno della buca di mezzeria con molta spinta, anche in questo caso molto stretto, rischia di spingere la sua verso gli ometti.
era l'ultima, poi i rovinetti ne avrà tre per il colore, che con una biglia come quella che sta mettendo Limbo non è semplice, però ci può stare. In ogni caso 32-26 la possibilità di rovinetti di agguantare l'avversario se non superarlo, contrariamente a quello che pensavo, va con una spinta limitata. Rovinetti va di nuovo come prima, ma anche in questo caso sembra scarsa. Grande tiro di rovinetti. Un tiro stupendo dopo due biglie non perfette, 12 punti, la 10 di colore e 2 della buca. E questo è spettacolo, sottolineato dalla tribuna con un grande applauso. Ne fa 4 e si porta a 42-32, quindi 6 bevuti da Olimbo e tutto il rambaradan da 32-20, adesso siamo a 42-32 per Rovinetti. Certo, sul gioco stretto sotto Bambo è sicuramente svantaggiato quanto rovinetti sono. Rompe il gioco, si porta in alto. Adesso tocca a Olimbo. Olimbo ci va vicino. Forse era 36-42 per Rovinetti e la boccata Olimbo. Thank you.
guarda quello che lavoro. Che fate lavorete a fare stavolta? Ha preso la spinta. Prende il punto con la seconda biglia Olimbo. Due sponde in tempo, Rovinetti tenta di affondare Palino, no? Tocca leggermente, poi risale, questa volta è stato fortunato. E adesso si capovolge la situazione nella mano precedente. Olimbo aveva due biglie in mano alla fine. In questa rimangono due biglie in mano a Rovinetti. Di 44-36 alla bocciata a Rovinetti, finale campionato nazionale singolo master. A vuoto Rovinetti, adesso siamo 44-36, punteggio, vantaggio ancora contenuto di Rovinetti. Questa è un po' troppo aperta, fortunatamente per lui non tocca pallino e quindi si posiziona sotto ed è comunque sempre un punto. Rovinetti va direttamente sul pallino, se è un pelo lungo rischia di non farlo, invece è un pelino lungo ma non tanto da spingere il pallino verso la rossa. Tocca Olimbo che tenterà di spingere il pallino verso la sua biglia rossa sotto, così è. Ma grande Rovinetti! Grande Bozzi! Rovinetti! Dio, ma che palla! Bella biglia quella di Rovinetti che è subito a infilarsi dentro. Adesso per Olimbo non è semplice. Voleva andare sulla sua rossa per spingerla dentro appunto, ma è stato scarso,
Adesso vediamo. Questa è più abbondante, ma non ottiene effetto. Sì, 46 a 36 per Rovinetti. Bocciata aperta. Casca sempre bruciata. Questo è corto. Forse un pelo lungo. Non va bene, se prendo sponda per lungo. Tira ad aprire nonostante la sua c'è davanti alla bocca. Trentotto-46 alla bocciata Olimbo. Fa 10, si porta 48 sul passo nei confronti di Rovinetti, quindi 48-46, bella partita. Dalla parte di Olimbo c'è sicuramente il fatto che è un colpitore più quotato, dalla parte di Rovinetti c'è che è un accostatore più quotato, quindi diciamo che si tratterà di vedere se sono più i punti realizzati da Olimbo come bocciatore o i punti di colore e le risorse che troverà Rovinetti lungo la strada. Adesso intanto comunque Olimbo va a tirarci, voleva colpire da sotto, il pallino sembrava infilato per il Birilli, ha preso la biglia di prima, quindi ha perso un'altra biglia di vantaggio, adesso tira la terza, poi ne avrà una sola contro la tre di Rovinetti. Sta molto lontano dal pallino per posizionarsi vicino alla sponda, gioca in difesa per non subire il colore. Rovinetti va di due sponde esterne a risalire, un po' stretta questa, se sale, e infatti
sponde esterne, se non scende abbastanza rischia il tiro di brocca di Rovinetti. No, Rovinetti si accontenta di andare, si va per dire, a 6, ammesso e non concesso che sia fattibile. Al biliardo 2 Magagni Cavassoni, al biliardo 4 Venturi Marchi. Rovinetti non si contenta di 6, fa il calcio della biglia rossa là in alto per realizzare 4, quindi 48, 50, 48 per Rovinetti. Allacchito Rovinetti. Torna a bocciare a sinistra come in qualche partita precedente, ma non ottiene Virilli e quindi 2-4 via riprove. Olimbo va per andare dietro il pallino, ma lo tocca leggermente e riesce lo stesso nel suo intento. Rovinetti gioca la terza, poi Olimbo chiaramente ne avrà 3 contro 1, il punto non è indimenticabile, quindi adesso vediamo. Olimbo probabilmente andrà di due sponde esterne, perché questo è un biliardo che stringe tanto. Va a posizionare in mezzo, una bella biglia, un pallino lunga, forse comunque sempre un bel punto, se stava un paio di centimetri in meno era proprio in mezzo. Adesso Rovinetti farà lo stesso tiro per scalzare la rossa, sembra larga, rischia niente, come non detto non è assolutamente una brutta biglia, anzi si mette proprio nella posizione perfetta, infilato. Adesso comunque Wambo Olimbo ne ha 2 in mano, quindi può giocare ad aprire e può anche tentare il colore, che se raccatta pallino bene, e come ha fatto Olimbo, ha fatto un bel tiro. Adesso può tentare di colpire di calcio la rossa che c'è, no, non va alla ricerca dei 10 di colore, si accontenta di 6, si porta 54 e va all'acchito. Olimbo ne fa 6, si porta a 60 a 50, 10 punti di vantaggio per Olimbo. One more.
stringe abbastanza, adesso rovinetti di due sponde interne al gioco a favore. Massimo! Ultimo la biglia di Rovinetti. 2-4 cambio. Questo liscio? 2-4 via le prove. Questa è una bella grande piglia di Olimbo che rimedia una situazione che stava facendo complicata, a 10 punti di vantaggio, 60-50. Adesso comunque Rovinetti ha due biglie e quindi la possibilità quanto meno di contare. Va leggero. Sembra intenzionato, però da qui non si fa il calcio, non sembrava intenzionato per il 6, invece sì, tira ai 6. Bravo Max! 6 punti, 3 biglie 6 di colore, 56-60 l'Achito Rovinetti, finale campionato nazionale Master Singolo 2017, Rovinetti Olimbo. Vuoto, zero, e quindi corta questa di Olimbo. Ottima la biglia di Olimbo di spinta, però lunga, forse voleva lascia un punto largo, era ottima la direzione ma un po' troppo forte. Questa di Rovinetti scivola corta, invece lascia un po' di spazio tra pallino e biglia, e quindi adesso Olimbo va defetto, non sembra male. Vai Olimbo! Stesso tiro di Rovinetti, ma lo scopo non è quello di cavare nulla ma di posizionarsi, appunto. Non è perfetta, però qui di effetto si potrebbe anche fare
qualcosa di importante. Olimbo ci guarda, è un passaggio importante della partita. Se c'entra qualcosa, prende Genassino, il punto rimane bianco e questa è, come detto, un passaggio importante della partita, ma lo sarebbe stato sicuramente di più se Olimbo avesse centrato il tiro. Adesso comunque, se Rovinetti fa dei birilli, è chiaro che è comunque sempre un passaggio importante. No, non ne fa, e quindi 60-58 conduce Olimbo, partita in equilibrio, mancano completamente i birilli di Rovinetti, d'altronde non è la sua specialità. Olimbo da un paio di mani a questa parte non è più efficace come prima, appunto. È pur sempre la finale di un campionato nazionale, quindi l'importanza della posta in palio è notevole. Rovinetti lo ha già vinto questo titolo anni fa, ha vinto anche quello a coppie, se non ha errato lo ha vinto nell'81, quindi sono passati tanti anni, nel 91, scusate. Due sponde. Bravo, la misura si mette lì. Adesso tocca a Olimbo, deve agganciare solo pallino, secondo me, se vuole fare il punto, perché se colpisce anche la bianca non lo fa, e infatti questa è una bella bimba. Bravo, bravo, bravo. Rovinetti di braccio, tiro col salto che pochi riescono a fare, comunque questa è stretta, però si mette lì. Adesso Uambo dovrebbe riuscire a passare dietro la a biglia bianca, ne potrebbe fare anche 4 a questo punto del match. Questa sembra grande Sandro, dai Sandrino, dai 6 e sono 66-58, 8 punti di vantaggio e pallini in mano. Siamo, diciamo, al momento cruciale dell'incontro. Sì, Olimbo c'entra il bersaglio grosso, dopo sono dolori per l'avversario. No, rimangono 8 punti di vantaggio, che comunque sono sempre un discreto vantaggio, ma siamo oltre la metà dell'ultimo, cosiddetta ultima stecca della partita, e adesso le biglie hanno un peso e un'importanza notevole. Questa sembra un pelino lunga, dico sembra, in effetti così, si mette di fianco a pallino.
guardando da che parte spostarsi per tirare. La biglia è molto aperta, non ha leccato a sufficienza, non fa il punto, perde la seconda biglia di vantaggio, adesso sono due le biglie di vantaggio per Rubinetti. Questo è un errore un po'. I due sponde esterne di braccio anche lui, sembra ottima. Riesce ad agganciare pallino, si mette, quindi non è però una situazione che metta in difficoltà l'avversario. Adesso ha tutto il gioco a favore, tocca pallino verso la bianca e spinge la rossa verso la buca, e quindi adesso il pericolo del colore c'è, quindi Olimbo deve fare un bel tiro, magari tentare di agganciare pallino, portarlo su, che potrebbe essere una soluzione. O anche di Brocca, sponda, andare in mezzo tra le biglie bianche e il pallino, ecco, forse di le sponde interne più semplici. Vediamo, tocca, se passa di fianco alla rossa è una bella biglia, tocca leggermente la rossa, è una bella biglia, però chiaramente se prende la bianca di in fondo scalza, è una gran biglia anche questa. Rubinetti Massimo 68-66 e boccia Rubinetti, ennesimo gran bel tiro, e anche questa volta è la terza volta che prende il colore Olimbo. D'altronde la specialità di Olimbo è il realizzo, quella di Rubinetti è l'accosto, ma comunque il gioco a punto. 70-66, bella questa finale a Rubinetti e Olimbo. Si mette abbastanza bene, non però dall'impostazione secondo me potrebbe tentare di portare in alto pallino, così è, la biglia sembra ottima. Con un po' di forza in più è redirezionata, però è un tiraccio pericolosissimo. Buon per Olimbo, che anche a questo punto della partita nessuno dei due può fare un azzardo. Bambo. Questa è una bella biglia, bravo Olimbo, pelino lunga, che quindi fa bersaglio con la biglia bianca sotto, che consente a Rubinetti di avere gioco a favore, però due sponde esterne chiaramente con un pizzico di spinta. Rubinetti, grande match, pelino di forza in più, però sempre un bel tiro.
Olimbo va dal sottopallino, ma non la taglia abbastanza. Meno, ma boh. Adesso il gioco non è impossibile per Olimbo, potrebbe anche farne 4 e bucciare a 70 per il match. Vediamo la va di spinta e mi sembra questo è un gran bel tiro. Vediamo quanti sono, sono 6 e va a 72. Gran bel tiro di rischioso, ma è eseguito bene, bravo, 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 bravo Sandro Olimbo. Adesso 72-70 per lui, si boccia per il match. Fuori. Da guapo. Andrea. C'è luce tra il pallino e la biglia bianca, ha toccato pallino, quindi Olimbo si può infilare lì in mezzo. Sembra ben direzionata, bene. Ottima biglia, adesso tocca a Rovinetti. Deve andare in mezzo tra la rossa e il pallino e scende, e quindi adesso sono dolori. Fa 6 Rovinetti e a 76 non è un 8, non 6 perché era di prima. 76-72, che finale ragazzi, secondo me tira la stricata sulla biglia rossa per fare partita. Vince Rovinetti!